quindi io nel momento in cui vado a dire bene, adesso facciamo il riscaldamento, gli dico di fare minimo 2 giri, massimo 3, mi posso di fare 4-5 giri perché altrimenti faccio fare 2 km di corsa per ricominciare, e i ragazzi hanno già finito quella che è la loro, cioè le loro energie oppure la loro finalità. È chiaro che poi chi fa le specialità di salti è chiaro che ha delle caratteristiche fisiche particolari, ha anche una conformazione muscolare diversa, cioè uno che ha più fibre veloci non esistono, però uno che ha una grande percentuale di fibre veloci, uno che quando cammina a terra invece di camminare così cammina così, quindi c'è il piede sempre attivo, uno che quando corre rimbalza con i piedi a terra, è chiaro che fa una scelta e decide di esprimere la sua potenza nell'unità di tempo e non di esprimere una forza resistente per tanto tempo. Quindi è chiaro che loro non sono naturalmente predisposti a correre, come se io prendo un puro sangue e gli faccio fare le gare, tra virgolette, di trekking. Il puro sangue non è fatto per fare le gare di trekking, il sangue è fatto per correre in pista, il sangue è fatto per correre. Poi ci sono dei cavalli che hanno la struttura per saltare e ci sono dei cavalli che hanno la struttura per truppare. E gli atleti sono uguali, cioè fra virgolette i velocisti sono il puro sangue, che sono quelli che nevrini, saltatori, cioè, ma anche caratterialmente. Quindi fatto questo discorso qua, adesso che cosa chiederò a quelli che inizieranno questo tipo di discorso? È quello che voi potrete fare e proporre ai vostri atleti. Ed iniziare liberamente, nella fase di corsa, ad inserire delle esercitazioni che possono e che serviranno poi per l'aspetto pratico sull'impedana quando andremo a lavorare sui piedi, sulla corsa, eccetera. Allora, e questo è un qualcosa che fa bene anche al fondista o mezzo fondista, invece di fare un'ora di corsa, se poi in un'ora di corsa ci inserite ogni tanto delle esercitazioni particolari per i piedi, per le braccia, sicuramente fa bene, a meno che io non sto facendo un'ora di corsa a 3 km, quindi un lavoro specifico, e lì non posso fare nulla, devo pensare solo a correre e basta, perché è un lavoro specifico, speciale. Allora, che cosa voglio da voi in questa fase di riscaldamento, dove faremo solamente un giro? Non vi faccio fare 3 giri, vi faccio fare uno. Però in uno lo potete fare. Quando volete voi e come volete voi, ogni tanto, in tratti di 10, 15, massimo 20 metri, introducete una corsettina skip e poi continuate a correre. Una calciatina e poi continuate a correre. Corsa all'indietro, poi continuate a correre. Circonduzione laterale delle braccia e poi continuate a correre. Corsa a ginocchia bloccate, poi continuate a correre. Tratti di marcia per sbloccare il bacino e per attivare bene il piede, poi continuate a correre. Tutta una serie di esercitazioni che voi preventivamente avete già fatto fare, insegnato e puntualizzato con il ragazzo. E intanto il ragazzo che cosa fa in questo modo? Come vi ho detto prima, prende due piccioni con una fava, attiva quelli che sono i distretti importanti per il salto. E soprattutto comincia a pensare, comincia a capire che in un'ora e mezza, due ore d'allenamento deve stare concentrato, perché quando poi deve fare un esercizio deve pensare a quello che deve fare, non può dire faccio la corsa calciata ieri, cioè allora stasera che no, lui deve capire come deve poggiare il piede, deve capire come deve fare l'esercizio, che il ginocchio sta a terra e non deve avanzare, eccetera eccetera eccetera. Allora vi posso chiedere questo, dopo di questo vi dico come improntare un riscaldamento tipo, poi ognuno di voi lo personalizza, però come improntare un riscaldamento tipo dove non c'è lo stretching ma c'è anche lo stretching, dove ci sta la mobilità e la flessibilità, dove partiamo dal tronco per arrivare ai piedi, dove dobbiamo mobilizzare tutti i distretti e poi dopo di questo faremo le andature, poi ci sono le oscillazioni, poi ci sono gli allunghi e poi si parte e si va in pedana. Cioè non potete pensare 5 minuti, 2 giri, via in pedana, saltiamo, non esiste, così rompiamo l'atleta, ci siamo capiti? Questa è una cosa importante e fa parte integrante dell'allenamento. Altra cosa che non si deve fare a scuola, questo vabbè non è possibile, ma anche fuori, sappiamo che abbiamo poco tempo, ma non possiamo dire allenamento alle 4 e mezza puntuali, pronti perché io arrivo e cominciamo a saltare. Questo lo possiamo fare solo con atleti evoluti, non con ragazzi. Cioè noi possiamo dire, oh, benissimo, allora, io arrivo alle 4:30, quando arrivo vi voglio già pronti. No, non esiste. Ci siamo? Allora, via. Chi lavora, prego. Cominciate, tutti insieme.
partito. Sull'erba? Sull'erba, o... sull'erba, sull'erba, sull'erba. Ok, bene, okay. No, partiamo. Guardateli.